Taglio del nastro domenica 8 novembre per Cartoceto dopo il festival, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che da 39 anni celebra l'oro verde delle Marche. La giornata inaugurale ha visto riversarsi per le vie del centro storico migliaia di visitatori accolti in piazza dai commercianti di prodotti enogastronomici tra vendite e degustazioni. Cartoceto dopo il festival è la seconda release di questa mostra mercato che ha radici antiche perché è nata 39 anni fa. In questi ultimi due anni abbiamo voluto proprio cambiare il target in modo tale da renderla attuale, però mantenendo sempre ciò che sono i valori del nostro passato, le nostre origini e soprattutto festeggiare quello che è la nostra ricchezza, il nostro olio, il nostro oro verde. Per questo abbiamo voluto puntare sull'eccellenza su ogni cosa, pensando all'arte, pensando alla musica, pensando alle visite guidate, pensando all'enogastronomia. Al momento istituzionale che ha dato il via alla kermesse erano presenti autorità civili, militari e religiose a portare il saluto dell'Assemblea Legislativa delle Marche, stato Renato Claudio Minardi. I dati sono interessanti perché in Italia abbiamo 43 denominazioni di origine protetta sull'olio extravergine di oliva e 116 in tutta Europa. Cartoceto è una di queste, evidentemente questa è un'eccellenza non solo per Cartoceto ma direi per tutta la regione Marche, che non dimentichiamo ha quattro denominazioni di origine protetta che sono tra l'altro tre proprio della nostra provincia. Tanti volontari e le scuole di ogni ordine e grado che hanno collaborato per la riuscita dell'evento. La festa come sempre ha coinvolto tutto il borgo antico a partire da Piazza Garibaldi dove i produttori hanno esposto olio e derivati, piene le osterie, i punti ristoro che hanno permesso di riscoprire luoghi spesso chiusi al pubblico e aperta la visita ai frantoi e alle cantine per far scoprire come vengono lavorate le olive e prodotti i vini. Allora, com'è andata quest'annata? La scorsa insomma era stata un po' problematica. L'annata scorsa da dimenticare, è ormai superata. Quest'anno è un anno dove la quantità c'è soddisfazione sul quantitativo, sulla produzione, c'è soddisfazione sulla qualità dell'olio, veramente ottimo. E c'è un piccolo rammarico che le rese, parlo di resa a quintale d'olio, 8, 9, 10 sono basse. Ovviamente ci aspettiamo da qui alla fine qualcosa di meglio. Grande entusiasmo inoltre per il Teatro del Trionfo che in mattinata ha acceso le luci sul sipario restaurato dei Liverani e sulle quinte dell'Ottocento. Alle ore 18 poi è andato in scena il concerto di Barbara Casini e Alessandro Lanzoni, il duo jazz di Natali Fiorentini, dopo aver incantato il pubblico di Barcellona la scorsa settimana, ha stregato quello cartocetano. Un programma dunque ricco di iniziative per il nuovo format del festival, pronto a tornare sabato 14 e domenica 15 novembre.